Soluzione provvisoria per i lavoratori della Fondazione Campanella, il polo oncologico di Catanzaro. Revoca dei licenziamenti, contratti di solidarietà e 1 milione di euro dal decreto mille proroga in discussione in Parlamento. Si sono incontrati in prefettura a Catanzaro per discutere del problema il presidente della regione Mario Oliverio, il presidente della Fondazione Paolo Falzea e il prefetto Luisa Latella. Fuori dal palazzo un gruppo di lavoratori ad attendere l'esito. Il presidente si è impegnato e speso molto per far approvare questo, per far presentare questo emendamento dal governo al mille proroghe, in cui si mette a disposizione della regione per la fondazione un importo per il sostegno al reddito dei lavoratori in esubero. Noi a questo punto lo spalmeremo d'accordo con i sindacati su tutti i dipendenti, in modo che ci sarà un sacrificio minimo spalmato su tutti i lavoratori, visto che la cassa integrazione in deroga purtroppo non è praticabile. Ma i licenziamenti saranno revocati? Verranno revocati solo perché si farà questo contratto di solidarietà, chiamiamolo così, d'accordo con i sindacati, per spalmare questa misura su tutti, in modo da fare soffrire poco tutti. La vicenda, ha affermato il governatore Oliverio, si è aggrovigliata perché non è stata affrontata in tempo utile. Se il problema fosse stato gestito con responsabilità, non avremmo ereditato questa situazione e non avremmo i problemi che ci sono oggi. Noi abbiamo assunto l'iniziativa di chiedere al governo un'attenzione rispetto a questo problema del Campanella, ai lavoratori in modo particolare. C'è stata un'assunzione di impegno da parte del governo che si è tradotto nella presentazione di un emendamento. In commissione bilancio alla Camera dei Deputati si sta discutendo il mille proroghe ed è stato avanzato un emendamento che copre, appunto, trasferendo alla regione risorse necessarie per garantire il reddito ai lavoratori e per evitare il licenziamento, per consentire in questo tempo di riorganizzare il servizio, di consentire di costruire una prospettiva diversa anche per quanto riguarda l'occupazione. Intanto è prevista per il 24 febbraio l'udienza sulla richiesta di fallimento della fondazione avanzata dal PM nei giorni scorsi.